In questo video parleremo del phrasal verb pick up. Pick up ha decine di significati diversi. Oggi ve ne spiego 5. Visto che quando vi chiama mamma non rispondete mai, cominciamo con The phone rang and rang and nobody picked up. Il telefono squillò e nessuno rispose. In questa frase pick up vuol dire rispondere al telefono. The phone rang and rang and nobody picked up. Continuiamo con Can you pick up the pen for me? Puoi raccogliermi la penna? In questo caso pick up vuol dire sollevare e raccogliere qualcuno o qualcosa da una superficie. Can you pick up the pen for me? Avanti il prossimo. Can you pick up Sam from school today? Puoi passare a prendere Sam a scuola oggi? Qui pick up vuol dire passare a prendere qualcosa o qualcuno in un veicolo. Can you pick up Sam from school today? La prossima frase è She picked up a few German phrases while staying in Berlin. Ha imparato alcune espressioni tedesche mentre era a Berlino. In questo caso pick up vuol dire imparare qualcosa di nuovo senza volerlo. She picked up a few German phrases while staying in Berlin. L'ultima frase di oggi è The wind is picking up. Il vento sta aumentando. In questo caso pick up vuol dire aumentare, rafforzare o migliorare. The wind is picking up. Ora tocca a voi. Ripetere aiuta a memorizzare, quindi scorrete le slide e ripetete ad alta voce le frasi in inglese. Grazie e alla prossima!